Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta del maresciallo. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, panna, salsa di pomodoro, cipolla, olio evo, sale, pepe, burro, pancetta e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. L'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la pancetta. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la salsa di pomodoro. E cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere l'acqua, il sale, il pepe ed azionare il bimby per 8 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la panna . Amalgamare con la spatola. Azionare il bimby per 1 minuto, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è pronta, impiattare e servire. Pasta del maresciallo. Grazie e alla prossima ricetta.